Ciao amici e benvenuti da DJ Mr. Quindi. Non potevo che scegliere una location mozzafiato come questa per presentare delle cuffie dal design mozzafiato come le Blue Dio F2, cosiddette Fate. Le ho testate in questo periodo veramente tanto, circa un mese e più, perché ho avuto alcuni dubbi prima di rilasciare la recensione. Non ero particolarmente convinto di un primo step di valutazione e quindi ho voluto prolungare prima di andare a fare la video review. Parliamo di un prodotto innovativo, una Type-C di ultima generazione, una comodità eccezionale, però adesso andiamo a vedere perché non è tutto oro quello che luccica, questa frase che mi piace particolarmente, e vi andiamo a spiegare perché queste cuffie non prendono 5 stelle. Partiamo con la sigla. Iniziamo a parlare di confezione in linea con il prezzo. All'interno troviamo una comoda cover rigida, quindi che proteggerà le cuffie sia da graffi che da cadute, e due cavi di tipo Type-C USB per ricaricare la batteria e di tipo Type-C pin jack per ascoltarla via filo. Voglio soffermare sul lato del design. Questa colorazione, soprattutto per questa colorazione che mi è arrivata, ma si possono acquistare anche in una colorazione nera, mi ha entusiasmato, esaltato. Un mix di colori tra il marrone color cuoio e il bianco delle cuffie che le rende, sotto l'aspetto estetico, una delle più belle cuffie portatili che abbia recensito. Parliamo adesso di aspetto dei materiali. I materiali non sono totalmente premium per quanto riguarda la copertura bianca, quella dei padiglioni auricolari. Una plastica non mi sembra di eccellente qualità e soprattutto mi dà la sensazione che si possa caffiare con una certa facilità. Andando invece sulla parte superiore troviamo l'archetto completamente in metallo, e qui la qualità è ottima, anche se a forza di aprire e chiudere l'archetto mostra già qualche segno di usura. Comodissima la parte superiore dell'archetto, un ammortizzatore come amo chiamarlo, proprio che ci permette di avere una comodità assoluta anche per teste più grandi, grazie proprio all'apertura dell'archetto che riesce ad avere un'estensione veramente importante e ampia. Parliamo adesso di lato padiglioni auricolari e la copertura in ecopelle, che tende sia a scaldare nei periodi soprattutto più caldi, ma in questo periodo, nonostante le giornate non siano eccessivamente fresche, non ho incontrato problemi a livello di sudorazione. La qualità dell'imbottitura è buona, mi piace, anche se io gradisco un'imbottitura leggermente più rigida dei padiglioni auricolari, ma quello che stupisce è il fatto che riescono a dare un'insonorizzazione passiva già di altissimo livello quando indossate. Il lato del comfort è elevato, dopo diverse ore di utilizzo non ho avuto mai quella sensazione di pesantezza, sono comode e molto leggere. I driver interni mi sembra che sono da 55 mm, quindi importanti, e vanno completamente a coprire le mie orecchie. I tasti sono ben integrati, molto comodi, simil metallo, che ci permettono di alzare e abbassare il volume con una pressione più leggera, una pressione più prolungata invece di andare avanti e indietro sulle nostre tracce musicali. Il tasto di accensione o primo pairing, che è correlato da un piccolo LED di stato che ci dà proprio la percezione di quando le cuffie siano collegate o in fase proprio di pairing, ma tanto aiuta nel collegamento il supporto vocale.
adesso abbiamo il forellino del microfono, un microfono che avevo già intuito dalla T4 che ho recensito qualche settimana fa, che era stato nettamente migliorato in confronto ai vecchi modelli della Blue Dio per quanto riguarda proprio la qualità in chiamata. Dopo diverse chiamate l'interlocutore mi ha sempre percepito in maniera chiara e soprattutto non ha avuto quei sbalzi di volume che spesso mi si erano presentati nei modelli precedenti. Più sotto troviamo la Type-C, una Type-C che ci permette, come detto, di ricaricare la batteria interna. Mi raccomando, non utilizzate caricabatterie dei vostri smartphone, spesso me lo scrivete sul canale, assolutamente la cosa più giusta da fare se avete un vecchio caricabatterie dei Nokia di una volta, oppure andarlo a collegare alla presa USB, che questa è la soluzione migliore del vostro PC. Un ingresso Type-C che ci permette anche di ascoltarle via filo. L'ho utilizzato sul mio impianto Hi-Fi, la differenza qualitativa di solito via filo è leggermente migliore, più o meno si attesta come quella del Bluetooth. Parliamo di un Bluetooth di tipo 4.2, anche qui è un'altra certezza che è molto veloce nell'aggancio e ha una portata veramente fenomenale. Superiamo i 10 metri in campo aperto e quando ci sono presenze di ostacoli si riescono a superare tranquillamente i 7-8 metri. Parliamo adesso del lato più importante, quello che ci interessa particolarmente, la qualità sonora. Premetto che ho quasi sempre utilizzato le cuffie senza l'attivazione della NC, della riduzione dell'umore. Perché? Perché le cuffie esprimono il meglio proprio con questa modalità disattivata. Una cuffia che non brilla, il suono non è particolarmente dinamico, diciamo che tende sempre leggermente alla parte dei bassi, gli alti sono appena percettibili e strizza l'occhio sempre alla parte dei medi. Però nel complesso, senza l'attivazione dell'NC, diciamo che sono delle cuffie ascoltabili, soprattutto per basi musicali particolarmente ricche dei bassi, sicuramente non rimarrete delusi. Ovviamente io ho utilizzato vari generi musicali, sono passato per musica pop, rap, addirittura ci ho ascoltato la musica classica, non brillano mai in nessun comparto, diciamoci la verità. Se invece andiamo a attivare l'ANC, è vero che i rumori esterni vengono attenuati veramente tanto e ci si isola quasi completamente dal mondo esterno, però la qualità sonora scende drasticamente. Un suono piatto, in pratica prevale l'unica frequenza dei medi. Sembra che la cuffia cambi totalmente modalità di suonare e suona veramente male, sono quasi inascoltabili, anzi direi proprio inascoltabili. Giungiamo alle conclusioni. Che dire, per 69 euro quando in offerta, ora sono a 99-129, il prezzo varia in continuazione, il prezzo più basso che io ho visto su Amazon è di 69 euro. Per 69 euro sicuramente per lato estetico, per comodità, per comfort di utilizzo e per quanto riguarda proprio una dinamicità rivolta verso i bassi, sicuramente sono delle cuffie che non vi faranno rimpiangere la spesa. Se cercate però una cuffia che vi dia soddisfazione a 360 gradi, non è questa F2, questo ve lo posso assicurare. Infatti il mio voto non sarà pieno a 5 stelle, ma rilascio 4 stelle perché per il prezzo, per rapporto qualità-prezzo a 69 euro ci siamo, ma non aspettate una qualità e soprattutto quando inserite la modalità soppressione dei rumori, una qualità sonora che vi sorprenderà, anzi direte proprio ma chi me l'ha fatto fare. Voi sapete che siamo particolarmente affezionati, lo ripeto ulteriormente, alla Blue Dio che ha dato vita a questo canale. Però non possiamo fare a meno di giudicare un prodotto quando è valido e quando è meno. Io con questo spero di esservi stato utile, vi ringrazio di avermi seguito, se vi va vi potete iscrivere al canale su quest'icona qui sopra oppure andare a vedere tanti altri prodotti che abbiamo recensito qui sotto. Io come sempre vi do appuntamento alla prossima video recensione, queste cuffie sicuramente sono ottime visto che si può attivare la NC anche senza riprodurre musica, le mettiamo all'orecchio, attiviamo la NC e ci facciamo un bel riposino.